Va bene a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Dopo tanti anni che non caricavo video, sono qui di nuovo insieme a voi. Ma su cosa sarà questo cacchio di video? Questo video sarà su un'argomentazione abbastanza interessante. Ho già provato a fare un video di questo genere quando ho fatto il video di Natale, che era una classifica sui film. Non so se l'avete visto, però penso di sì, che hanno avuto abbastanza successo. Invece oggi faremo sempre una classifica, ma sarà su, non so, potete dire, sui videogiochi. Nel senso, i videogiochi che più mi sono piaciuti, che è un mix, ci sono, ci sono un paio di videogiochi che sono per PC e gli altri sono tutti quanti per PlayStation 3. Ovviamente non ho fatto la classifica considerando anche i video che, non lo so, io stando per PlayStation 1, bei tempi quelli, come il tempo, quel video, quello dei bei tempi, che giocavo insieme alla Play 1, e neanche quello della Play 2, perché sennò sarebbe avuto un video tipo lunghissimo, e dopo sarebbe stata una cosa brutta. A ogni posizione che farò dirò, diciamo, quando è uscito il gioco, che genere è, e metterò anche il trailer, cioè il trailer del gioco, perché non so, così mi sembra detto, boh, fa una classifica, è bello, però mettendo pure qualcosa del genere penso potrebbe divertirti di più, no? Va bene, adesso vi lascio la intro e poi ci troviamo direttamente all'interno del video. Bella! All'interno del video, allora cominceremo dalla decima posizione fino ad arrivare all'incredibile posizione numero 1. Ovviamente questa è la classifica fatta secondo i miei gusti, dopo sicuramente al 98% di voi non piacerà quello che ho messo. Allora cominciamo dal numero 10. La numero 10 è The Sims 2. The Sims 2, sì, che è uscito nel 2006 con l'esattezza il 17 settembre. Adesso farò vedere uno spezzone, però ovviamente quando parlo di Sims non intendo solamente i Sims in gioco, intendo pure tutti quanti gli expansion pack sono stati, che li ho tutti tranne quello degli oggetti che me ne manca un paio. Devo comprare assolutamente. No, vabbè, su. Signori, si sale di livello, dalla numero 10 andiamo al numero 9. Allora, numero 9 ci sta un gioco che comunque è conosciuto tutto il mondo. Tutto il mondo ci gioca e non c'è una vera e propria data in cui è uscito. Parlo, cioè, intanto FIFA in generale, anche se adesso il trailer c'è FIFA 13, perché è quello che ho e quello a cui gioco. Però comunque FIFA mi piace, è un gioco di calcio, è un simulatore di calcio, comunque. Boh. Penso che penso che dopo questa cosa che ho detto migliaia di persone avranno già chiuso il video, che ho detto ma parte del mocchia che tipo basta a fare i video. Thank you.
Bene, adesso siamo in classifica, siamo arrivati al numero 8. Allora, il numero 8 è un gioco che esiste da tempo. È un gioco che io ho adorato e adoro tutt'oggi. Ogni tanto ci gioco. È un gioco, è Age of Empires 3. Sì, Age of Empires 3. Io e Spencer Band ho avuto la possibilità di giocarci, però spero un giorno di riuscire ad averli. È un gioco, vabbè, uscito nel 2005, è uno strategico militare in tempo reale. Nella posizione numero 7 abbiamo un gioco che ha conosciuto tutto il mondo e diciamo che c'è chi lo apprezza, c'è chi addirittura lo odia. Allora parlo di Call of Duty MW3. MW3 sì, esattamente perché è quello che mi è piaciuto di più, è quello a cui gioco tuttora, è quello con cui mi diverto di più. Questo gioco è uscito l'8 novembre del 2011 e vabbè, è un FPS, penso che non c'è neanche bisogno di dirlo perché penso che tutto il mondo lo conosce. Quindi... Un attacco ci avrebbe portati a tutto questo. Sei tornato in azione. Lo siamo anche noi. Hai sbagliato i tuoi conti. E sottovalutare i tuoi nemici è stato il tuo più grande errore. Scoprirai come la volontà di un solo uomo possa essere spezzata. Della posizione numero 6, sì, con un gioco uscito il 27 luglio del 2011. Stiamo parlando di Protect 2, un gioco d'azione dove vai in giro, spacchi cose, distruggi mostri e quindi siamo i più forti e quindi abbiamo la vita. E quindi è un gioco figo. You turned me into this monster. Now you spread the virus. Then you send your pets to kill me. Mercer!